Prendiamo una forma casuale come un cerchio e tracciamo un'altra forma casuale sul retro come un cerchio. Prendiamo lo strumento Seleziona e capiamo subito come muoverci nello spazio. Tenendo premuto la rotellina centrale del mouse, vi apparirà questa icona. Ora, se ruotate il mouse, vi fa capire come potete ruotare attorno a un centro. A un centro ben preciso, che è quello che viene stabilito dalla vostra visualizzazione. Ruoto a sinistra, a destra, in alto, in basso, a 360. Se invece premo il tasto maiuscolo e clicco sulla rotellina centrale, mi appare una manina e questo mi fa andare a destra, a sinistra, avanti e indietro, ma solamente in 2D, ovvero a 360, ma solamente una fetta. Poi, sempre utilizzando la rotellina, possiamo andare a zoomare verso avanti e verso indietro. La cosa da imparare e la buona abitudine da avere subito è capire che in base all'oggetto che io seleziono vado avanti e indietro in relazione a quell'oggetto. Vedete come il centro è sempre verso l'oggetto che tengo selezionato. Terzo esercizio. Prendo lo strumento Estrudi, creo un cilindro, prendo lo strumento Selezione, mi posiziono sopra il cilindro e zoomo. Continuando a zoomare entrerò nello spazio e talvolta farò fatica ad orientarmi. Molte volte non c'è nessun riferimento, quindi zoomare avanti e zoomare indietro vi fa rimanere sempre sopra lo stesso oggetto. Cosa fare? Ruoto in maniera drastica il mouse tenendo ferma la rotellina centrale. Mi muovo a 360 gradi in 3D. Quando vedo il mio oggetto dall'esterno, ovvero vedo il mio cielo, posso posizionarmi su questo oggetto e zoomare indietro. Essendo quindi orientato il cursore sulla faccia esterna, andrà verso l'esterno. Quarto esercizio, utilizzo i comandi automatici. Posso vedere il mio oggetto a tre quarti, posso vederlo dall'alto, posso vederlo frontale, posso vederlo laterale e ci sono gli altri due che sono i loro speculari. Wiki Maker.